delle donne mi lasciano. E allora, come anticipato, siamo pronti per andare a collegarci con Sonia D'Agostino e i suoi ospiti, altra super puntata di Io le donne non le capisco in questo sabato 5 giugno, con un occhio rivolto al futuro, a quello che verrà e a quello che tutti noi ci aspettiamo che possa accadere nei prossimi mesi. Andiamo a salutare Sonia. Sonia, ci sei? Ciao Stefano, buongiorno. Ci siamo. Eccovi, allora, ciao a tutti. Buongiorno. Allora, buongiorno. Diciamo che la puntata è iniziata già mezz'ora fa, perché siamo dalle 11 in linea e ci stiamo ammazzando delle risate, veramente ammazzando delle risate. Volevo presentare i nostri ospiti, finalmente. Dopo, sono quasi 8 anni che abbiamo questa trasmissione, finalmente dopo 8 anni di telefonate, posso, aspetta, ti chiamo, non ti chiamo, abbiamo qui una carissima amica, ma davvero personale amica, carissima, Antonia Liscova. Ciao, ciao Antonia. A tutti, buongiorno. Reduce da questo film bellissimo che ho visto lunedì, prima serata, dopo ne parliamo, che si chiama Basta un paio di baffi, molto figo. Poi Manuela Aureli, sei tornata. Grande, buono, Manu. Sì. Grazie, buongiorno, grazie. Piacere. Ciao vicina. Ciao a tutti. Grazie. Poi la formazione. Scusa. Poi la formazione, abbiamo Giulio Violati con noi, Alberto Giulio. Ciao. Io inizierei da Giulio, che poveraccio è mezz'ora che parla solo lui, perché si è fatto il vaccino e ha detto che gli ha dato immediatamente un problema. Qual era il suo problema? Il vaccino? Mi è venuta la pancia. Gli è venuta la pancia. Cioè, si è vaccinato stamattina, no? A che ora? Subito, infatti, c'ho un problema con la maglietta. C'ho un problema con la maglietta. Gli è venuta la pancia. Le taglie più grandi e mi sento molto gonfio oggi, non so perché. Capito? Allora, signori, capito? Tra i problemi che può causare il vaccino, immediatamente la pancia a Giulio, giusto così per chiarire. Allora, innanzitutto, molti di voi veramente saranno in macchina, per strada, molti magari saranno anche andando a fare il vaccino, no? Qua siamo quasi tutti vaccinati, noi, della trasmissione, quindi benissimo. Allora, io ho fatto la vaccinata stamattina. Vabbè. Allora, leggera. Detto questo, visto che ci troviamo poi di fronte alla penultima puntata, siamo a giugno, sembra che le cose stiano andando bene, perché bene o male siamo zona gialla, ci saranno zone bianche, si incomincia a uscire, vogliamo un po' un bel respiro, no? E dire, speriamo di avere dei mesi davanti che siano un po' più tranquilli, se siamo intelligenti potremmo, e siamo attenti, comunque potremmo avere un momento di tranquillità, no? Che dite, Manuela? Tesoro mio, è vero, stiamo riassaporando un po' di riaperture, un po' di vivacità, un po' di normalità, sperando che ci diano l'opportunità di rivivere nuovamente, no, la vita. Però bisogna piano piano accostarsi, no, alle cose. Adesso riprenderemo gli spettacoli, per esempio la prossima settimana ho 2 serate, 2 spettacoli in teatro, insomma, a Ravenna, ringraziando Dio sta riprendendo tutto, va bene, insomma, non ci lamentiamo, ecco. No, infatti. Si lavora sempre ringraziando il Signore. Antonia, ma peccato che siamo in video perché non siamo vicino, se no ti darei un bacio in fronte, meno male, meno male, non mi sembra vero. Dovete sapere, carissimi amici di Io le donne le capisco, io ogni tanto la vedo in televisione, perché sta sempre in televisione, e ogni tanto la vedo, faccio la fotografia, gliela mando e dico, ma vuoi venire in trasmissione? L'ho fatto. Ma guarda, io sono venuta solo perché sto sperando di imparare qualcosa, di imparare a capire le donne, perché ragazzi io qua non ci ho capito niente, quindi mi hai detto, io le donne non le capisco, ho detto, adesso vengo in trasmissione, magari Sonia mi spiegherà qualcosa sulle donne, perché... Però proprio tu hai fatto questo film, si sentono dei rumori di sottofondo, ragazzi, attenzione, si sente parlare qualcuno, non so chi è. Allora, hai fatto questo film, cioè, bellissimo, io l'ho visto lunedì, sembravi Brad Pitt, nel senso, basta un paio di baffi insieme a Sergio Assisi, e tu travestita da maschio. Beh, è stato divertente, ma è stato anche tosto, perché abbiamo girato a Bari ad agosto.
Mamma mia. Quindi io ero praticamente con la parrucca tutto il giorno, i baffi che si staccavano, tutta fasciata con la gomma piuma, insomma è stata un po' una sofferenza, però è stato molto divertente perché arrivavo sul set e il regista, siccome ci sono state delle scene in cui giravo come donna e delle scene in cui giravo travestita da uomo, e arrivavo il regista diceva, vabbè oggi ci sei te... Cioè, praticamente era più affezionato al maschio che alla donna. Insomma, dai, giriamo queste scene, dai. E quindi diciamo che c'è questa cosa maschile che prevale sempre, insomma, voglio dire, maschio. E poi ho rimorchiato un sacco. No? No, ho rimorchiato un sacco. Sì. È vero, perché io mi sono resa conto che noi donne fatichiamo un po' anche ad avere, perché il tifo femminile è talmente forte, è talmente numeroso, che è inevitabile che le star, comunque gli attori, i cantanti, uomini, abbiano più successo, perché noi siamo agguerrite. Cioè, noi siamo proprio... Cioè, li portiamo proprio, capito, sul... Sì, è vero. Cioè, nel senso, io mi ricordo quando ero ragazzina, lo vedo anche con mia figlia, che abbiamo questa adorazione per questi uomini famosi, questi cantanti, questi attori. Invece l'uomo, dopo un po', dice, sì, caruccia, brava, ma mi piace, molla, capito? Noi invece lì sotto, capito, tiriamo reggiseni, mutande, cose. Noi siamo pazzi. Invece gli uomini, dopo un po', vabbè, ma chi gioca stasera? E dice, è vero, e quindi, a proposito, vedi, non si regge, lo vedi? E che cominciamo a dare fastidio, capito? Chi, perché noi? Prima si accettava le donne, perché si accettava di no, più, ma poi penso che date fastidio, eh? No, nel senso che prima ci hai messo 8 anni per chiamare Antonia, no? Mo se ti serviva una cosa urgente eri ancora per strada ad aspettare, capito? Mannaggia, hai ragione. Inaffidabili totalmente. Vedi che comincio a capire queste donne io qua? Mannaggia. Ma volevo sapere una cosa. In questo film, no, perché per chi non l'avesse visto, lo vogliamo spiegare un secondo. E chi non l'ha visto, io non gli voglio spiegare niente. Si attacca, però. Perché lo deve vedere su Rai Replay, scusatemi, eh. Vai uno, replay e ve lo vedete. Però praticamente lei, che è una chef famosa, cioè famosa, molto brava, vede che c'è un posto di lavoro perché stanno cercando uno chef in un ristorante, che è il ristorante dei suoi sogni, no? Dei sogni di una vita, insomma, molto prestigioso, eccetera. Però va lì e dice no, vogliamo uomini. Perché il proprietario del ristorante aveva avuto una brutta storia, diciamo, d'amore finita male con una chef donna. Allora, che succede? Lei poi, tra l'altro, vive, si deve praticamente si trasforma in maschio, si mette i baffi, taglia i capelli, eccetera, e viene assunta lì. La cosa incredibile che mi ha colpito è che poi tu nella fiction convivi con un uomo disfattista che se te può massacrare ti massacra, cioè che ti cerca sempre quotidianamente di toglierti qualunque tipo di sicurezza, no? Ma dove vai? Ma che devi fare? Ma non sei capace? Ma io credo che a questo ci potrebbe, insomma, rispondere sicuramente un po' meglio la nostra meravigliosa psicologa, però... io credo che quello sia semplicemente l'insicurezza del maschio, quello è una cosa molto, molto soggettiva, anche penso che in una coppia poi alla fine c'è sempre chi è un po' di più, lavora di più, è un po' più sicuro di se stesso e l'altro in qualche modo subisce anche, esatto, questo successo di un'altra persona, quindi per... diciamo, elevare se stesso deve inevitabilmente affossare l'altro o deve cercare almeno di farlo, no? Quindi dietro a questo comportamento io ci trovo più l'insicurezza che la cattiveria, insomma, o l'intenzione, insomma, brutta. Quindi, insomma, penso che sia solo quello. Anche perché per un uomo avere accanto una donna di successo è forse un pochino più difficile che per una donna avere accanto un uomo di successo, perché sono sempre... Dipende, Eccolo là. No, dici qualcosa, Giulio. Allora, io una band si chiama Luce Riflessa, no? Perché il 97% delle persone che conosco mi ha memorizzato come Giulio Cucinotta.
statistiche. Quando io mi sono sposato 6 anni fa, quasi 25 e due figure, e un giornale mi disse: come ci si sente a essere il marito della cucinotta? Bene, io ho fatto. E essere l'uomo più invidiato d'Italia, ha detto, il problema meglio. È di chi... no, il problema è di chi ti invidia, cioè meglio invidiati che compatiti, si diceva. Cioè, sicuramente, assolutamente sì. Forse Emanuela. E qui, cioè, sono d'accordo, cioè, Giulio. Noi abbiamo fatto una scelta, no? Perché quello più bravo, più bello e più famoso ero io. Per amore, siamo andati avanti. Sei. Ma tu sei la forza della natura, sei troppo simpatico e comico. Tu c'hai la tua identità, e quindi... siete a pari merito. Lei era, diciamo, la parte debole, ho detto vai e vola come qua. Beh, se vedi, questi sono gli uomini che una donna dovrebbe avere accanto, capito? Esatto. Antonia, uno che lavora ce vola a casa e non posso io. Certo, uno che si occupa della casa pure, un altro giustamente poi può fare la stanza, certo. Guarda, come mio marito è così, c'ha questo carattere così, è vero, c'è uno che lavora e ce vola a casa. Certo. No, il mio non me lo dice, ma insomma si capisce, ecco. Vabbè, tu fai l'attrice, io porto a casa i soldi, tu diverti. Però veramente l'uomo è importante per tutti noi, cioè, per tutti i lavori. Quando lavora una donna, avere un uomo accanto che ti sostenga, no? Qualsiasi lavoro uno faccia. Ma io credo che sia proprio una cosa umana, nel senso che uomo, donna, donna, uomo non cambia nulla. Certo, per me le persone sono persone. E l'amore è amore. Chi lavora, lavora, chi non lavora, poi ci sta sicuramente il periodo in cui lavora l'altro, lavora meno quell'altro. Insomma, quindi la coppia è fatta di questo. Cioè, ci si compensa. Assolutamente sì. Devo dire il vero che sicuramente oggigiorno c'è una trasformazione del maschile, come diceva Antonia, cioè non ci dovrebbero essere ruoli rigidi. Purtroppo noi, alcuni portano con sé ancora quelli che sono degli stereotipi interiorizzati, cioè un uomo che riesce ad accettare una donna che abbia successo, visibilità, è essenzialmente un uomo risolto, cioè certo. Un uomo che riesce anche a diciamo svolgere il ruolo un po' come, no, il principe fino all'altro giorno con sua maestà in Inghilterra. Scusa, cioè, Loredana, scusa se ti interrompo, ma tu stai dicendo in questo momento che Giulio è come il principe d'Edimburgo? È come il principe, riesce a... molto più bello Giulio, scusate. Molto più bello, molto più figo. Diciamo, poi lui, diciamolo anche, che anche tutto delle sue fan che lo seguono attivamente, esatto, che sono le... bambine di Giulio, quindi diciamolo anche, esatto, su Instagram, quindi è straseguito. Bravo. E ovviamente questo gli dà soddisfazione, però effettivamente non è che sia semplicissimo, devi essere un uomo risolto, perché altrimenti, certo, poi ci si sente prevaricati, insomma non visti, cioè diciamo che è complicato perché la società è evoluta rapidamente, però i tempi di adattamento non sono rapidi come le evoluzioni, quindi ci sono degli uomini che faticano e non a caso poi si creano, no, delle rotture, delle fratture all'interno della coppia. Senti, Manuela, ma Giulio, sì. Volevo dire una cosa, Giulio, io sono stanco di soffriggere per amore. soffrire. No, volevo sapere da Manuela, tu che sei attrice e comica, poi ma io sono amata, era una amata meravigliosa, tutta meravigliosa. Ma come ti ci metti con tuo marito, che deve essere uno serio invece, perché so, no, che lui lavora, ma tutt'altro, no, è sul genere di Giulio, tu pensa, sì. No, sì sì, è così, cazzarone, è divertente, un cazzarone, ha detto uomini Giulio, intelligenti, solo che non c'è una cosa importante che c'ha Giulio, che Giulio c'ha, è un uomo, è umbro, capito? Quindi questo gli è ancora più importante, lo rende ancora, certo, più bello. Il marito è ciociaro, quindi no, a parte questo, mette, pare poco, io adoro anche la ciociaria, ma stai scherzando, no? E fettuccine più buone del mondo, no? È vero, bravo Giulio, ma tu sei sicuro che la panza ti è venuta con il vaccino? Sì. No, perché abbiamo già detto bruschetta, ero così, ero così, no, ero. Però
Stamattina ero così, adesso non so che mi è successo. Mannaggia. Cioè, io così non t'ho mai visto. Allora, mo ti racconto sta cosa, Emanuela. Dimmi, Maria Grazia a un certo punto va a Londra e a Los Angeles a fare James Bond, no? Sì. E io le avevo promesso che mi sarei messa a dieta e prima che lei partisse avevo perso tipo 10 kg, no? Ma va quando va a Londra... Sì. Io poi la vado a trovare perché occasionalmente c'era anche la finale della Lazio, della Coppa delle Coppe. Ecco qua, vedi che ci siamo. E quindi ho approfittato, ho fatto questo trittico e sono arrivato che avevo preso in 20 giorni 10 kg, un record. Cioè, veramente. E quindi lei come mi ha visto mi ha detto ma che hai fatto? E ho detto guarda mo in 2 ore è successo di tutto, io so che c'è stato, questi sono gli inglesi che hanno un'aria condizionata stranissima. Beh, non mi ha parlato, era scena con Mitra, io pensavo che mi sparasse sul serio a un certo punto. Non è raccontato la scena quando lei stava sopra sul pallone aerostatico, esatto, col megafono mi faceva non mangiare, mi ha fatto ma come fai? Dai 600 metri come... Adoro. Perché lei sa, lui si è fermato giù, c'è vendevano hot dog, no? Quindi si è attaccato a un panino e lei dall'alto prende il megafono e fa non mangiare. Genio. Quindi Forte, Giulio. Però, senti, aspetta, c'è Fernando da Bari che scrive: sono sempre stato innamorato di Antonia, ma dopo il film coi baffi mi ha stregato definitivamente. Dai, Baci, ma come maschio o come donna? No, perché è importante da capire. Cioè, senti, volevo una domanda che volevo fare è proprio questa. Poi lo volevo fare anche agli altri, anche se non, magari il film non l'hanno visto. Però succede che lei praticamente travestita da lui, però lei si innamora del proprietario di questo locale, no? E lui, che pensa che lei sia maschio, si innamora. Lui, che era un po' uno sciupa femmine, nel senso gli piacevano le donne, a un certo punto dice, ma io sarò diventato gay. Secondo te, volevo sentire prima te, Antonia, ma perché c'è un fascino maggiore? Cioè, perché l'amore è amore e basta, nel senso... uomo, donna, e perché era amore così, oppure perché una donna o un uomo con una parte di femminilità dentro diventa molto più intrigante per un altro uomo? Come l'hai vissuta questa cosa? Come l'hai... cervellotica? No, guarda, io ho sempre pensato a questa cosa, nel senso che secondo me, adesso poi detto così, l'amore in qualche modo, non lo so, non ha forma, diciamo, no? Cioè, lì è poi il contenuto che conta, nel senso la sostanza, non poi la forma. Quindi io mi è successo nella mia vita comunque di assistere a un amore tra due donne che non erano gay, cioè nel senso che una di loro non sapeva, e tuttora comunque poi non è stato un amore che è durato un certo periodo ed è stato un amore meraviglioso, ma lei adesso è sposata con due bambini, insomma, quindi secondo me ci si innamora proprio, non lo so, è difficile da spiegare, però io penso davvero che l'amore non abbia forma, cioè non, a un certo punto si esce fuori qualcosa che ti attira talmente tanto che non riesci a capire cosa e la forma scompare, non lo so, penso... Certo, la mia di forma è tonda, per esempio. Ma guarda, Giulio, quindi ti sto spiegando che la forma non conta, è la sostanza, è il contenuto che... Per esempio, a me un'idea su Alberto, non lo so che lui, per esempio, su di me c'ha tanta attrazione, però io che non mi viene proprio... Forse non è l'uomo giusto, non so. Perché non l'hai ancora visto con gli occhiali. Ecco perché, metti gli occhiali da califano. Ecco qua. Oh, ecco qua. Adesso vedi. Amore mio bello. Senti, io la parola per Antonia. Scusate, mi dicono che dobbiamo andare in pubblicità, però fermi perché c'è Emanuela che ci dirà.
la pubblicità. Vai, Manu. Perché c'è Barbara Palombelli, eh? Ma sinceramente, effettivamente, pubblicità. Brava, Stefano! E allora ce la prendiamo così con questo lancio illustre di Emanuele Aurelii, che salutiamo anche noi dallo studio centrale, salutiamo tutti voi, vi diamo appuntamento a tra poco perché torneremo ancora con voi a parlare dei temi che avete già avviato. Insomma, se vogliono, i nostri amici ascoltatori possono anche mandarci un messaggio.